were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. Ci vorrebbe un po' di silenzio. No qua, una vita in assoluto nel mondo. Ci vorrebbe un po' di silenzio. Sentite che pace, senti. Immaginate per il mondo per un secondo in silenzio. Io infatti il mio prossimo spettacolo lo voglio intitolare Il Silenzio. Io e voi chiusi qua dentro per 2 ore senza una parola. La gente farebbe a cazzotti per vedere sto spettacolo. Suonerebbe le porte. Si scaverebbe in tunnel da sotto per ricavarsi lo spazio e acchiappasse la sedia. Perché? Per riposarsi. Da tutte le stronzate che sentiamo di età, mattina, sera, tutte in contemporanea, che diventano stronzate perché sono talmente tante in contemporanea, che s'annullano una con l'altra. E il silenzio, ci vorrebbe un po' di silenzio. Ma il problema è che anche se il silenzio sembra uno spettacolo di facile realizzazione, cioè basta sta zitti, e invece il problema è proprio quello, riuscire a farci sta zitti, specialmente a me, quando gliela fai. D'altra parte, come si fa a sta zitta un'umanità che dalla mattina alla sera gli rode sempre il culo, perché è sempre impegnata a dimostrare a qualcuno che c'ha ragione lei. Sempre, tutto il giorno, da sera, tutti che si dimostrano con l'altro che c'hanno ragione. E infatti c'è un solo modo per far sta zitta l'umanità, dagliela. C'è un solo posto sulla Terra dove sono riusciti a ricreare un silenzio e a ottenere un silenzio simile a quello del paradiso. Il vagone silenzio dei Trenitalia, che è un vagone che Trenitalia ha dedicato a tutti quelli che non vogliono sapere niente di nessuno, che non gliene frega un cazzo del prossimo, che non vogliono vedere, non vogliono sentire. Io ci sono finita per sbaglio, infatti poi ho scritto il pezzo, ci sono finita per sbaglio, sono cascata per terra con una valigia addosso, è entrato uno di questi manager silenziosi che fanno schifo gli altri, ma scavarcato! Non mi ha detto, signora, c'ha bisogno di qualcosa, si è fatta male, l'ho fatto così, è andato dritto. Se per sbaglio vi dovesse capitare di finire su sto vagone, anche se non aveste visto il logo, perché il logo sul finestrino dice fa proprio questo. Se ne varrà su sto cazzo di vagone. Guai a chi piata! Ma lo capireste lo stesso che siete saliti su quel treno, perché su questo vagone, non è treno, è un vagone, vagone silenzio, devi prenotare sempre pieno. Perché praticamente su questo vagone nessuno saluta nessuno, perché se uno per sbaglio in automatico gli parte buongiorno per educazione, io quando ti sento buongiorno, ma che sei fatto? Arriva il capotreno, ti raffreddo l'emergenza e ti fa scendere, ti mollano da solo in mezza ora dura, dove cazzo stanno stando, troncelli! Senti, sul vagone silenzio leggono tutti, ma sempre la stessa pagina, perché hanno paura che sa, girano, e il vento gli vola, arriva il capotreno, ritira sto cazzo e prende la mano, scendi! Se un giorno vi doveste sentire scarichi, senza autostima, fragili, pieni di dubbi, se vi dovesse venire in mente, oddio, ma non è che non valgo niente, fatevelo un viaggetto su sto treno, perché ve rifortifica immediatamente, ma ricordate, avete prenotato. Sto treno è sempre pieno, non sapete quanta gente per tasse ragione da sola cerca il silenzio degli altri. Viaggiano tutti su questo silenzio, perché è l'unico posto dove si possono convincere che Dio gli dia ragione.